Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci faremo una domanda, cercheremo di capire come si sviluppano, diciamo, le relazioni dei ragazzi più giovani, dei giovani appunto soprattutto alla luce dell'utilizzo dell'abuso, insomma, dell'utilizzo comunque frequente dei social network e dei cellulari, insomma questi nuovi dispositivi che sono entrati in maniera preponderante nelle nostre vite e che se ovviamente hanno enormi potenzialità e opportunità, insomma ci hanno reso più connessi sicuramente gli uni con gli altri, hanno forse anche degli aspetti, hanno forse anche delle note negative che si vedono abbastanza evidentemente. È un tema molto ampio su cui ovviamente discute la psicologia, la sociologia internazionale e noi oggi cercheremo di farlo in piccolo partendo anche però da alcune esperienze, come dire, molto precise, perché da una parte il Corecom Toscana organizza ormai annualmente, ma insomma anche molto di frequente, diversi convegni sul tema e anche proprio insieme ai ragazzi, e dall'altra parte c'è chi lo studia il fenomeno, diciamo così, all'università. E quindi vi presento i miei ospiti. In studio abbiamo Cosimo Di Bari, che è ricercatore di pedagogia generale e sociale all'Università di Firenze. Buonasera e benvenuto. Grazie. E buonasera e benvenuto in collegamento Enzo Brogi, che del Corecom Toscana è il presidente. Buonasera e benvenuto Enzo, anche a te un saluto. Salve, grazie di avermi invitato, buonasera. Allora, vorrei partire intanto da Cosimo Di Bari, proprio per capire un pochino così a grandi linee quali sono anche i metodi di studio di questo fenomeno, perché insomma spesso e volentieri si parla soltanto dell'ultimo miglio, no? quando esce il fatto di cronaca, quando si arriva al comportamento limite o al problema che si verifica in tutta la sua accezione, ma voi per studiare questo fenomeno e capire come interagisce, in che misura permea, diciamo, le vite dei più giovani, come, da cosa partite di solito? Come fate? La prospettiva del mio campo di ricerca è la pedagogia, che si nutre delle fonti che arrivano dalle scienze dell'educazione, quindi l'ambito psicologico, l'ambito sociologico offrono dei dati che poi la pedagogia ha il compito di interpretare e di declinare per raggiungere degli obiettivi educativi, formativi e istruttivi. Questo riguarda anche il rapporto con le tecnologie, pertanto a partire dalla comprensione di quali sono gli usi dei mezzi di comunicazione si può cercare di comprendere come agire, cercando di sfuggire a nel 1964 Umberto Eco scrisse un testo, Apocalittici e integrati. Lui sosteneva che intorno ai mezzi di comunicazione gli studiosi tendessero a dividersi tra gli apocalittici, coloro che sono totalmente critici, e gli integrati, coloro i quali pensano principalmente agli aspetti positivi, pensiamo alla democratizzazione. È un testo datato ovviamente, ma un testo di straordinaria attualità, perché queste due posizioni contrapposte tendono a tornare. Allora compito della pedagogia è bilanciare tra gli apocalittici e gli integrati. Sì. Non è un compito semplice, ma l'obiettivo da tener fermo è la crescita, lo sviluppo del ragazzo. Nello specifico le ricerche dell'Università di Firenze su questi temi cercano di partire non tanto soltanto dal periodo dell'adolescenza, quando il ragazzo è già immerso all'interno di contesti mediatici, ma già dalla prima infanzia, con la sorpresa di molti, perché parlare di educazione ai media già dalla scuola dell'infanzia, già dal nido, potrebbe sembrare un paradosso. In realtà è lì che si formano le prime abitudini e quindi un coinvolgimento dei genitori e delle prime agenzie risulta fondamentale. Ecco, questo, insomma, sono già diversi elementi interessanti, no, Enzo Brogi, su questo tema. Insomma, mi piace anche l'idea che tra il bianco e il nero, insomma, la pedagogia ricerchi un po' il grigio, insomma le vie di mezzo, perché poi essere assolutisti su questi temi è sempre molto complicato. Te spesso e volentieri lavori, insomma, come Corecom ovviamente lavorate anche direttamente con i ragazzi. Ti chiedo questo intanto, poi parleremo anche del convegno che avete realizzato in questi giorni sul tema, però ti chiedo questo, visto che ormai sono un po' di anni, no, che vi occupate di questo tema, hai visto anche tu una differenza, insomma, il cambiamento nel corso degli ultimi anni rispetto ai social network, rispetto all'utilizzo di internet e degli smartphone da parte dei più giovani? Assolutamente sì, direi che va in parallelo sia il cambiamento del linguaggio, del modo di comunicare e con la tecnologia, perché se pensiamo, io
sono un'icona di un'altra generazione, barba bianca, capelli bianchi. La mia generazione era una generazione che aveva da una parte il telefono a gettoni e doveva avere sempre in tasca una manciata di gettoni per poter comunicare con le persone, dall'altra aveva il ciclostile che serviva a riprodurre tante copie di un comunicato. E il linguaggio che allora avevamo era un linguaggio che è quasi incomprensibile ai giovani con 4G di oggi. Ecco, tutto questo si è in parallelo modificato. Oggi comunichiamo in un attimo con questo strumento a cui tu facevi riferimento, in un attimo comunichiamo con ogni parte del mondo e con ogni parte di persona con la quale vogliamo comunicare e utilizziamo un linguaggio che è completamente diverso da quello che usavamo appunto negli anni 70. Modificate le parole, sono modificati i sistemi di comunicazione. Quindi, ecco, in tutto questo periodo, io parlavo dagli anni 70 per fare un riferimento al mio modo di comunicazione di allora con oggi, sono passati 40 anni, 50 anni e in questi anni tutto è modificato. Se provassimo a prendere uno di quei volantini che uscivano dalle sedi dei partiti o dalle associazioni pacifiste o cattoliche, le mettessimo accanto ad un comunicato di un qualsiasi Instagram o ancor più a una nota di TikTok, vedremmo una Un abisso, no? era geologica della comunicazione enorme. Sì. Tutto questo è in fase. È un assolutamente interessante e straordinario per chi come me ha vissuto quella generazione, leggere ora come si riesce a comunicare oggi. Questo è in estrema sintesi quello che è avvenuto. Senta Di Bari, volevo chiederle una cosa. Lei prima faceva riferimento, diceva sostanzialmente di andare a educare o comunque cercare di far comprendere alcuni meccanismi anche nell'età dagli 0 ai 6 anni, insomma, nella fascia proprio dei più piccoli, insomma, e anche prima dell'adolescenza in generale. Che risposte ha dai genitori? Perché anche su questo mi sembra che a volte sull'utilizzo, ad esempio, dei cellulari ci sia un po' lo spartiacque. No? C'è chi dice no, io il cellulare non glielo darò mai, ad esempio, fino a, che ne so, a quando ha 14 anni, c'è chi dice no, ma io invece fin da subito perché preferisco anche sapere dov'è, poterlo rintracciare, eccetera, eccetera. Insomma, qual è la risposta che avete anche dal pubblico, no, con cui ragionate? Insomma, c'è un po' di, come dire, un po' di preoccupazione rispetto all'approccio che avete voi? Cito sempre Umberto Eco, diceva apocalittici e integrati, sì, ma era una semplificazione, poi l'editore vuole dare quel titolo, in realtà è sbagliato porsi su una delle due, dobbiamo cercare un dialogo. Oggi, nel 2022, pensare di crescere un bambino prima dei 6 anni, ma potrei dire anche prima dei 3 anni, senza che entri in minimo contatto con gli schermi, è complesso. È complesso, è una scelta comprensibile che alcuni genitori, seguendo anche le indicazioni dei pediatri, possono intraprendere, ma nella maggior parte dei lavori, la nostra professione ci segue a casa, allora lo schermo, deve essere necessariamente acceso. La televisione può essere una forma di loisir, quindi, vietarla può non essere l'unica soluzione e soprattutto, rischia di creare ulteriore fascino verso lo strumento. Faccio queste riflessioni nella fascia 0-3 anni, ma le possiamo traslare anche nella fascia successiva, quando ormai il periodo della comunione, spesso c'è l'interrogativo del genitore se è presto per regalare lo smartphone. Questo
una scelta coerente è possibile da parte del genitore che decida di attendere, tuttavia bisogna fare i conti con il contesto e quindi un bambino che non ha lo smartphone quando tutti i compagni lo hanno, al di là del rischio di emarginazione che ci può essere ma che può essere superato, corre il rischio di creare un effetto boomerang in cui lo strumento ha ancora più fascino e comunque il ragazzo entra in contatto con lo strumento grazie agli amici. Allora non è tanto il divieto, è più la predisposizione di una serie di azioni educative che informino sulle caratteristiche dello strumento, sulla differenza che c'è tra la realtà vissuta in prima persona e la realtà vissuta attraverso la mediazione degli schermi. Si fermi lì perché questo è il punto focale, no? Non è lo strumento a essere, come dire, il negativo o il male, ma è l'utilizzo che se ne fa e quindi dall'altra parte farne un utilizzo senza educazione può essere molto pericoloso. No, Enzo, questo è un po' il tema. Io ti chiedo, sempre rispetto insomma, anche ai percorsi che fate voi e all'osservatorio vostro, c'è la consapevolezza di questo, cioè di stare da parte dei ragazzi, cioè di usare uno strumento che comunque è potenzialmente pericoloso e quindi in qualche modo bisogna essere un minimo formati, un minimo educati, insomma non ci si metterebbe a guidare una macchina senza aver preso la patente, senza sapere come guidarla, no? Un cellulare invece sembra tutto automatico. Sembra che siamo in sintonia perché proprio del patentino digitale volevo parlarvi, proprio perché questo strumento che è magnifico, dicevamo, dà e ci dà enormi opportunità per conoscere in un istante qualsiasi cosa, essere informati di qualsiasi cosa, aiutarci a tradurre un testo, comunicare. È uno strumento magnifico, però all'interno, in quel grande mondo della rete, di questo magma di cui noi, fosse un iceberg, vediamo solo e utilizziamo solo la parte emergente, però sotto c'è tutto un enorme e insidioso mondo al quale spessissimo, soprattutto i ragazzi, rischiano di entrarvi senza nessuna formazione. Ecco perché il Core come della Toscana, assieme a Polizia Postale, all'Ufficio Regionale Scolastico e all'Istituto degli Innocenti, abbiamo provato a fare dei corsi che cercheremo di spalmare in tutte le scuole primarie della Toscana di formazione per i ragazzi, proprio parafrasando il motorino. Spessissimi ragazzi a 12, 13, 14 anni salgono su un motorino e ci vanno benissimo, ma rischiano di non conoscere la segnaletica stradale, le regole della strada, il codice, e allora è importante informarli, educarli, istruirli e dopo fargli sostenere una prova affinché il motorino lo sappiano non solo guidare ma anche ci sappiano circolare sulle strade. Noi abbiamo provato col patentino digitale a far questo con un corso di formazione di 30 ore nelle scuole che coinvolge naturalmente gli insegnanti, quando è possibile anche i genitori, per dare proprio questi strumenti. Io faccio sempre un esempio su questo che mi pare molto calzante e che voglio affidarvi anche a voi. Se noi, chiunque di noi, ci trovassimo a camminare una strada del centro di Firenze, ci fermasse qualcuno che non conosciamo e ci chiedesse: ma chi sei, come ti chiami, dove abiti, qual è il tuo numero di telefono, naturalmente noi non glielo daremmo perché non conosciamo la persona che ce l'ha chiesto. Invece al signor Samsung, al signor Apple, al signor Vattelapesca di qualsiasi tipo, noi gli affidiamo ogni nostra informazione. Tutto quello che noi sappiamo, anche le cose più intime e riservate, gliela affidiamo. Ecco, è importante sapere come affidiamo queste cose, quale uso ne facciamo e quale uso ne possono fare gli altri. E qui si scatena tutto il mondo legato a quello che accade spessissimo, dal cyberbullismo, al revenge porn, a tutto quello che questo mondo le derive, no? Insidioso.
ci offre. Senta Di Bari, su questo tema, no? Effettivamente, quello che diceva Enzo, l'esempio è molto calzante, perché c'è una sorta di disintermediazione, insomma, con una persona fisica che ti chiede nome, indirizzo e tutti i tuoi dati personali, non glieli dai perché c'è un rapporto diretto. Invece questi strumenti rischiano di diventare un filtro, cioè è così, che cosa scatta, no, nella mente? Cioè, il discorso di avere una personalità diversa, lei prima diceva, bisogna far comprendere cos'è il reale, cosa invece sta, cos'è il virtuale o cosa sta dentro queste macchine. È sempre più difficile discernere queste due cose, no? Tenerle separate. È difficile, tant'è che non si può pensare al reale, o meglio al virtuale, come qualcosa di distante dal reale. Il virtuale fa parte del reale e va ad agire sulla formazione della nostra identità. Mi chiedo scusa, ci sono aziende che proprio spingono apposta per cercare di avvicinare questi due piani, insomma, cioè è uno degli obiettivi anche, no, in qualche modo. Certo, e la realtà nella quale viviamo è una realtà nella quale il virtuale ha un ruolo sempre più invadente, in termini positivi, ma anche in termini densi di rischi. È interessante il paragone che avete fatto. C'è spesso il mito dei nativi digitali, si tende a parlare delle nuove generazioni come dei nativi digitali. In realtà, tanto dal punto di vista delle neuroscienze, tanto dal punto di vista pedagogico, non esistono variazioni nel cervello, esistono variazioni negli stili, eventualmente, nelle attitudini, ma pensare che i nati, in un'epoca caratterizzata dalla presenza delle nuove tecnologie, siano competenti nell'uso della tecnologia è un grande errore che dobbiamo evitare. Sono confidenti. Nella distinzione tra competenza e confidenza sta l'azione della scuola, stanno le azioni come quelle del Corecom, che sono preziosissime, sta il ruolo dell'insegnante, sta il ruolo del genitore. Oh. E in questo senza dubbio abbiamo un altro rischio, ovvero quello di scaricare sulle spalle dei genitori delle responsabilità troppo forti, perché non tutti hanno quella sensibilità, quegli strumenti. Occorre intercettare i genitori fin dalla prima infanzia, sensibilizzarli sulla presenza di questi strumenti, che sono rischi ma sono anche opportunità. Informarli, coinvolgerli e far sì che non si spino i bambini. L'idea dello spiare può essere anche questo un boomerang, perché piuttosto che spiare occorre osservarli, e nell'osservazione c'è un interesse verso ciò che stiamo facendo. Nello spiare ci sono le ansie, che sono le ansie dei genitori rispetto ai rischi, che sono concreti, ma spesso non sono soltanto i rischi che sono stati citati e che spesso circolano nell'opinione comune, pensiamo, no? Alla pedopornografia, al cyberbullismo, sono anche rischi apparentemente minori, ovvero dell'andare alla ricerca di un'informazione sul web, su un social network, attingendo da fonti infondate. Allora il compito per la costruzione di quella che possiamo chiamare come competenza digitale agisce sia su un piano tecnico, proprio del capire come mettere mano agli strumenti. Sì. Il paragone del motorino è interessante, perché forse i nostri ragazzi dovrebbero riuscire anche a mettere le mani al motore nel momento in cui il motorino si ferma, non soltanto conoscere come manovrarlo. Sulla dimensione cognitiva, cioè capire quali sono le operazioni che questi media ci consentono di fare e guidarli a una metacognizione rispetto all'azione, al problem solving, ma anche sulla dimensione etica. Qual è la conseguenza delle mie azioni nel momento in cui sto navigando online, sto rispondendo ad un commento? Quella distinzione tra reale e virtuale nell'online diventa particolarmente pericoloso, proprio perché tutte quelle cose che non diremmo mai in faccia a uno sconosciuto che magari sta provando un momento di difficoltà, pensiamo a, basta scorrere i commenti che vediamo in tante pagine, in tante notizie, vedete quanto l'approccio si trasforma nell'online. Allora esserne consapevoli è un compito etico. Sì, tra l'altro su questo mi viene in mente, qualche tempo fa parlavamo di povertà, nella nostra trasmissione parlavamo anche di povertà educativa, e proprio sul discorso dei nativi digitali era molto interessante uno studio che era stato fatto rispetto alla capacità, seppur effettivamente le nuove generazioni c'è una capacità manuale, insomma tecnica, di utilizzare lo strumento, in realtà molto, molto spesso nel sondaggio si chiariva che laddove ad esempio il ruolo dei genitori era meno forte, o laddove c'era già un
una situazione, diciamo, precaria dal punto di vista culturale a livello familiare, spesso e volentieri i ragazzi, che pur avevano estreme capacità di utilizzare lo strumento, non riuscivano a capire, a distinguere una pubblicità, ad esempio, da un articolo di giornale o da una notizia, di riuscire a capire come compilare un form all'interno, diciamo, per una domanda rispetto all'altra. Insomma, le difficoltà erano molto grandi, e quindi da lì insomma, l'impegno, la necessità che i genitori in qualche modo gli diano gli strumenti anche culturali per affrontare queste cose, se non quelli tecnici, che forse già li hanno di suo. Senti Enzo, volevo chiederti una cosa anche rispetto però alle derive di cui parlavamo, no? Perché anche su questo il lavoro che va fatto in maniera piuttosto forte. La polizia, le forze dell'ordine già ci lavorano in maniera anche abbastanza assidua. È vero anche che è molto complicato, perché spesso e volentieri il confine, lo dicevamo, insomma, non, lo diceva anche Di Bari, non si ha la percezione di cosa si sta facendo, anche nel male, spesso e volentieri. Questo non è un deterrente, non lo è ovviamente per la legge, però in qualche modo è qualcosa su cui bisogna per forza lavorare, soprattutto per evitare i casi limite di cui purtroppo spesso parliamo anche noi con giornalisti, insomma. Ah, sì, ritorniamo al tema della formazione, dell'educazione, il linguaggio che, come dicevate, che si manifesta in modo diverso, ma in fondo anche la stessa diversità sociali, culturali, pensate dai quartieri di periferia ai quartieri di centro, le dinamiche di gruppo, delle compagnie, si modificano continuamente. C'è un linguaggio in periferia, c'è un linguaggio diverso in centro, c'è un linguaggio diverso nel mio villaggio, nel Prato Magno dove vivo. Allora, tutte queste dinamiche vanno conosciute, ascoltate, comprese, capite, e soprattutto occorre sostenerle con la formazione culturale, con la scuola, con l'insegnamento, e allora ecco che probabilmente si riesce a dialogare, a creare un ponte, per dirla alla Alexander Langer, perché altrimenti, se no, il disagio, la non conoscenza, la non condivisione delle cose provoca dei disastri, perché talvolta i ragazzi magari parlano in altro modo perché vogliono che noi non capiamo, però anche noi ragioniamo e parliamo in un modo che spesso non ci capiscono. Faccio ancora un altro esempio, che sono le cose che mi piace di più per capirci. Se io dico PC o SMS, io penso probabilmente a un partito dell'altro secolo o a una società di mutuo soccorso, una persona, il nativo digitale che ricordava il professor Di Bari, pensa appunto al computer o a un messaggio. Ecco che i linguaggi hanno bisogno anche di potersi intrecciare. Ecco, io credo che questo sia molto importante, sì. Sapere ascoltare, formare, crescere la cultura, perché solo così il linguaggio, la conoscenza della rete può offrire molte più opportunità che insidie, e probabilmente questo luogo comune che i giovani di oggi sono sempre un po' peggio di noi, è quello che dicevano anche i miei genitori quando parlavano di me, probabilmente lo diceva Platone, ma lo dicevano anche gli assiro-babilonesi, che se si trova ancora, anche loro ragionavano sui giovani di allora. Sì, è vero, ecco, questo almeno non è cambiato. Occorre avere il giusto equilibrio, ma la rete offre, per fare un ragionamento da integrato apocalittico, per mettere insieme Umberto Eco, credo che offra grandi opportunità, e cerchiamo di essere sempre più formati perché le insidie vengano ostacolate. Senta Di Bari, le chiedo un'ultima cosa per cercare un po' di attualizzare rispetto al lavoro che fate voi, e anche dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio.
Gli anni della pandemia, rispetto alla discussione che stiamo facendo, hanno cambiato qualcosa? Ad esempio, mi viene in mente una cosa, una delle questioni che si cita spesso rispetto a questi strumenti è che ci rendono più soli, più individualisti. Nella pandemia siamo stati anche chiusi in casa, siamo stati più isolati per forza, le relazioni sono state azzerate, ha contribuito, diciamo, nello stesso spirale negativa che creavano questi oggetti? Non era vero fin dal principio, non è vero oggi, è cambiato qualcosa oppure no? Su questo ci sono degli studi interessanti, più di stampo sociologico, che riporto pur non essendo il mio ambito. Cerchiamo di capire cosa fanno i ragazzi, perché ai ragazzi piacciono le tecnologie. Questi studi dicono che piacciono così tanto i social network perché consentono di ricreare delle reti sociali, oltre che si estendono e che integrano quelle concrete. Ecco, è singolare il fatto che per tanto tempo si sia detto ai ragazzi state lontani dallo schermo e per lunghi mesi lo schermo è diventata l'unica modalità per non soltanto vedere gli amici ma anche apprendere. Certo. Senza dubbio questo produrrà delle conseguenze che andremo ad analizzare, che in parte anche dall'osservatorio dell'università con i corsi di laurea triennale si nota una certa distanza nelle relazioni con gli studenti rispetto alle relazioni faccia a faccia. Questo però sta a noi trasformarlo in un opportunità, ovvero quando sarà possibile recuperare quelle relazioni faccia a faccia che spesso nell'università mancano perché c'è ancora una modalità duale, mista, far sì che sia una reale opportunità. Le tecnologie sono una risorsa se integrano e non sostituiscono. I ragazzi lo sanno bene e spesso quel loro tenere lo sguardo fermo sullo smartphone, anche quando sono in cerchio su una panchina, come vediamo spesso nei parchi, in realtà stanno comunicando, però dovremmo far capire loro che quella comunicazione è una risorsa, ma non deve impoverire le relazioni faccia a faccia, non deve impoverire quel contatto con la realtà che è centrale per formare dei cittadini contemporanei. L'importante è anche non sottostimarli, perché in realtà sono adolescenti ricchi di spunti, di stimoli e che possono essere dei cittadini ottimi. È assolutamente così. Allora, siccome il tema è molto ampio, ora oggi abbiamo esaurito il nostro tempo, ma io insomma mi riprometto di rinvitarvi per continuare a parlare di questo tema che tanto si evolve ed è sempre molto molto attuale. Intanto grazie mille a Enzo Brogi per essere stato con noi e anche grazie per il lavoro grazie che fa il Corio. Grazie mille, alla prossima. Grazie anche a Cosimo Di Bari perché insomma ci ha aiutato a capire un po' di più di questo fenomeno. Grazie. Grazie a voi. A tutti per averci seguito da casa. Terminiamo qui e con Telegram ci vediamo domani. Buona serata a tutti.